Allora, noi a Rovaniemi siamo arrivati, fa freddino ma non freddissimo. Questo alle nostre spalle è il pullman che ci porterà in centro la città. Stiamo aspettando perché a Roma ci hanno perso una valigia di uno dei componenti del gruppo e insomma, solite pratiche burocratiche, cose che succedono. Dopo vi faccio vedere l'hotel. Siamo arrivati in centro, adesso cosa facciamo? Adesso andiamo qui, questo è l'ufficio escursioni e andiamo a prendere i nostri vestiti qui per la Lapponia, nel senso che dovremo prendere le tute artiche, i calzettoni, le sciarpe. Buongiorno, questa mattina arriva da un posto speciale, sono a Rovaniemi, ma se avete visto le storie di ieri già lo sapete. Quello alle mie spalle è il fiume ghiacciato che attraversa la città e qua dietro ci sono tutte le persone del nostro gruppo. Oggi ci aspetta un safari, qui andremo fino alla fattoria dell'arena a conoscere questi bellissimi e dolcissimi animali, vedrete che roba. La temperatura è buona, non fa molto freddo, il cielo è nuvoloso e pertanto prima cadeva anche qualche fiocco di neve. Terminato il safari sul fiume ghiacciato con le motoslitte che abbiamo parcheggiato laggiù, adesso andiamo ad incontrare le renne. Adesso ci hanno dato tutte quelle che sono le più importanti istruzioni per guidare la slitta con la renna, che è abbastanza semplice tutto sommato, però insomma sempre una bella emozione. Adesso ci aspetta il giro con la renna. Allora, il giro con le renne l'abbiamo fatto, le salsicce le abbiamo mangiate, il succo caldo l'abbiamo bevuto, ci siamo divertiti anche con la neve, abbiamo visto le renne che sono meravigliose, torniamo sulle nostre motoslitte. E adesso ci siamo fermati qua proprio nel mezzo del nulla, tra l'altro la neve è altissima. Non è semplicissimo camminare, vero? Siamo in questa fila lunghissima di motoslitte e siamo arrivati in questa piana dove la neve avrà circa un metro. Come promesso, questa sera siamo arrivati nel ristorante di ghiaccio. Guardate che meraviglia! Eh? Ci sono, dovete adottarmi perché sennò non mangio. Guardate che spettacolo incredibile! Nevica in questo momento a Rovaniemi e siamo in attesa del transfer che ci porterà all'allevamento dei cani da slitta, dove faremo un giretto in mezzo al bianco assoluto. Bellissima camminata nel bosco ci sta portando verso l'allevamento di cani e le slitte, dove avremo la possibilità di provare questa straordinaria esperienza proprio in mezzo al bosco, in mezzo a questa natura fantastica.
Abbiamo raggiunto il villaggio di Babbo Natale, proprio questa, la sua casa dove vive per 364 giorni all'anno. Il 365esimo consegna i regali. Quelle colonne di colore rosso che vedete alle mie spalle, eccolo là, segnano esattamente dove passa la linea del circolo polare artico.